Gemento.com. Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Maurizio e oggi presentiamo quel fantastico prodotto che vi parlavo in quell'unboxing che trovate qui sopra, cioè il Midea Pro M7. Quindi oggi lo apriamo e da oggi in poi partirà il test. Di seguito troverete tutto quello che riguarda la componentistica di questo prodotto, cioè vuol dire tutto quello che troverete dentro al pacco. Poi andiamo a vedere il funzionamento di aspirazione, poi il funzionamento di lavaggio. E qui c'è la particolarità. Ma prima di iniziare vi invito a iscrivervi al canale e a mettere un bel like qui sotto. E adesso partiamo con il video ufficiale. Questo è il nostro pacco che apriamo. Sopra vedete già l'unboxing del pacco. Dentro trovate tutte le istruzioni e la guida rapida con il QR code per le applicazioni. L'applicazione è sempre quella della Midea. Mop per la polvere. Filtro. Spazzola. Spazzola. Andiamo al motore. Questo. Qui abbiamo la particolarità di questo serbatoio. Prima di vedere il motore ve lo voglio far vedere, la particolarità di questo serbatoio, sempre piccolo come quelli della Midea, ma che come vedete è diviso in due. E qui c'è la sua particolarità, come vedete lo straccio è diviso in due, proprio perché è quella di dover lavare per terra in maniera veramente efficace. Ed è l'unico che ha la vibrazione durante il lavaggio, quindi assicura la pulizia anche delle macchie più incrostate. Quindi mop diviso in due, cavo di alimentazione e andiamo subito a fare la valutazione. Voglio aprire anche la sua basetta di ricarica, eccola qui, bella, elegante, come sempre Midea cura sempre il dettaglio, spinotto doppio e va cacciato qui per poi poterlo ricaricare. E andiamo a fare il vero unboxing. Allora, come vedete qui è tutto, c'è un palo, c'è un po' di roba, proprio perché è un unboxing veloce, ma tutto il vero video inizierà quando metteremo in moto proprio questo robot. Andiamo, allora, via. Qui c'è la protezione che si stacca da qui per l'ammortizzatore. Apriamo il nostro motore per andare a togliere anche questo. Tasto del wifi, tasto del reset, spia, sgancio per la polvere con già montato il suo filtro, quindi questo non è nient'altro che un filtro di ricambio, eccolo qui, c'è un gancio, via il filtro, c'è anche questo, perfetto. Rimontiamo il filtro, quindi pulizia immediata. Come al solito la Midea è attenta a tutto e ti mette anche lo spazzolino con il taglierino per andare a tagliare tutti i peli che aspira, perché questo prodotto è un prodotto che va bene anche per chi ha animali. Quindi bel vano, bocca all'aspirazione tutta in gomma. Io sono curioso. Ah, qui c'è uno sportellino che da sotto, perfetto. Qui ci sono i tasti, qui c'è il tasto per la ricarica e qui per l'accensione. Lo vediamo sotto, ben ammortizzato, materiali fatti bene. La parte superiore, come vedete, è un simil carbonio. Qui sopra tutta questa parte dove c'è il laser di color bronzo con dei cerchi che fanno un effetto veramente molto bello. Quindi complimenti alla Midea per il design. Bello. Qui c'è il laser, anche questo altamente tecnologico per la mappatura. Filtro di ricambio,
mop e questo qui. Adesso andiamo a vedere come si monta. Qui dentro già caricato il serbatoio per il lavaggio, quindi già lui è pronto per andare a fare il lavaggio senza dover mettere questa spazzola, perché basta andare ad incastrare questo, vedete ci sono qui due perni, come il Midea piccolino, cioè il fratellino di questo prodotto, e trovate sempre il link qui sopra in descrizione. Qui sotto va incastrato negli appositi fori che adesso trovo, eccoli qui, uno e due, si dà il colpo e lui si incastra, ma questo lo vediamo dopo. Andiamo ad attaccare le due spazzole, giallo con giallo, blu con blu, e non si può sbagliare, blu, giallo, perfetto, rotellina, due spinotti per andare a fare la ricarica nella sua base, che abbiamo visto lo sportellino sotto. Andiamo a vedere come si sgancia, eccola qui, sganciata, spazzola come il fratellino piccolo, madonna come sono morbidi, spazzola con la V, proprio perché aiuta e aumenta tutto lo sporco di aspirazione, attacco quadro, si infila qui dentro e si appoggia soltanto questo, e lui è pronto per andare a lavorare. Rotellina, anche questa rotellina smontabile. Tutti mi chiedete, ma come diavolo si fa a smontare questa rotellina qui davanti? Cacciavite a taglio, si fa leva qui sotto, poi si fa leva di là, la ruota viene via, si tolgono tutti i pelucchietti all'interno, quelli che rimangono arrotolati, si rincastra dentro la ruota e lui è come nuovo. Quindi lui adesso fa la pulizia, si può anche fare il lavaggio senza far partire la sua vibrazione, come vedete lui è autonomo, qui si infila l'acqua. Lui è un prodotto che lavora sia in aspirazione che in lavaggio nello stesso tempo, quindi quando passa prima aspira e poi lava. Questo qui, e vediamo come si incastra, esattamente come quello di prima, a differenza che questo fa un movimento di vibrazione per andare a pulire tutto. Anche questi sono tutti lavabili, tutti prodotti ben fatti che trovate sempre nei link sotto in descrizione, ruote ben gommate per non lavorare il pavimento, tra l'altro anche particolarmente alte. Lo mettiamo in funzione, anzi facciamo una cosa insieme, visto che ho qui sopra la telecamera. Abbiamo qui il quick start, quindi la guida per andare a fare la prima accensione. Direttamente si va su M Smart Life, lui va a fare lo scarico ed è un'applicazione dedicata a prodotti Midea, quindi molto semplici. C'è 2,4 GHz il wifi, quindi attenzione che se avete tipo modem della Vodafone che ha anche il 5 GHz dovete lavorare assolutamente con un 2.4. tutto completamente in italiano, accettiamo, aggiungi dispositivo. Questo lo andiamo a vedere effettivamente quando andiamo ad installare la macchina. Pronti? Andiamo! Vediamo l'installazione, partiamo con la spina, che già qui notate il particolare, spina salva spazio, e la vado a collegare con la sua basetta. Sotto, solito della Midea, mettere tutta la parte posteriore in silicone così non scivola sul pavimento quando il robot si avvicina per andare in carica. Posizioniamo il robot in carica, si è accesa la spia, quindi il robot funziona. Prima aggiungi dispositivo, ha trovato subito l'aspirapolvere, lui si sta collegando, preparazione per la connessione di rete completato, perfetto, quindi sta scaricando i plugin aspirapolvere online. Mentre fa la mappatura noi andiamo a scegliere intanto la lingua italiana, lui intanto sta andando, lo vedete lì in fondo, ok, quindi adesso lui parla in lingua italiana, ci siamo. Allora, pulizia, regolazione delle vibrazioni, pulizia efficiente, pulizia di fine,
pulizia programmata, impostazioni vocali l'abbiamo appena fatto, record di cicli, stato dei materiali di consumo, come Midea fa sempre ottimo, vi dice quando sono da cambiare tutti. Intanto lui sta andando perché sta facendo la mappatura. Guardate qua la mappa che ha già fatto. Avvia pulizia. Però vorrei provare a comandarlo manualmente, perché lui non ha il telecomando. Pausa. Guardate. Via, avanti. Ok, telecomando. E Midea è stata intelligentissima a non mettere il telecomando anche nell'altro modello, proprio perché lo potete comandare voi e mandarlo in quella stanza. Avvia pulizia dell'area designata. Quindi gli abbiamo dato un'area. Ovviamente non la può raggiungere perché noi non l'abbiamo ancora mappata. Passiamo alla modalità lavaggio, lavaggio intenso, quello che vi dicevo prima, quindi con la vibrazione, straccio diviso in due, piastra divisa in due, proprio perché queste due piastre si muovono e vanno a fare la pulizia molto molto più accurata rispetto a tutti, e dico tutti, gli altri robot. Perché si stacca questo, via. Si va a montare questo, ovviamente va riempito d'acqua, il suo tappo si riempie di acqua perché l'applicazione vi dà anche la possibilità di regolare il flusso d'acqua e anche l'intensità di vibrazione. Andiamo a vederlo subito, che è la cosa più interessante di tutte. C'è il livello minimo massimo. Andiamo a regolare le vibrazioni. In questa modalità il robot pulisce a forma di arco, in questa modalità il robot lava il pavimento a zig zag. Qui velocità di getto d'acqua, noi mettiamo al massimo e vediamo che succede. Vi faccio vedere al volo la vibrazione, la vedete? Il piattello sotto come vibra. C'è anche il manuale di istruzioni con la descrizione del prodotto, eccola qui, già tutto online, ci sono tutte le istruzioni operative. Avvia pulizia. Sbattendo proprio quello, proprio per andare a fare la pulizia, il pavimento è già bagnato. Let me escape from the distorted mind. Tornati dopo, come promesso, 7 giorni dall'utilizzo, mattina, pomeriggio e sera, programmazione, tutte le sue funzioni, comprese anche quella di lavaggio. Gli manca soltanto una cosa, lo scaricatore, quella colonna che quando lui si avvicina scarica tutto dentro un sacchetto per non sporcarvi le mani. Già. Ok, avete visto il robot in funzione in tutte le sue parti, come vi avevo detto. È un robot che effettivamente funziona, soprattutto nel lavaggio. Mi sono trovato molto bene per la regolazione dell'acqua che esce, per la vibrazione che, quando ci sono proprio queste macchie, lui spazzola e insieme all'acqua pulisce. Quindi effettivamente tanta roba. Vale la pena spendere questi soldi? Sì, vale la pena spenderli. Perché? Perché lava bene, perché aspira bene, perché è veloce, perché ha 1000 regolazioni come avete visto nell'app. Per questo vale la pena. È davvero un supporto in casa? Sì, italiano,
parla in italiano, l'app in italiano, tutto in italiano. Spero che questo video recensione vi sia piaciuto, quindi mettete un like, una bella iscrizione qui sotto, non dimenticatevi di guardare tutti i miei video divisi in playlist per argomento, aspirapolveri, monopattini, prodotti della Apple, unboxing, chi più ne ha più ne metta, qui sotto sempre il link in descrizione e grazie, grazie davvero, ciao! Adesso sta sbattendo proprio quello, proprio per andare a fare la pulizia, il pavimento è già bagnato.